L'accesso al credito è divenuto sempre più difficile per le imprese. Qual è l'aiuto concreto da parte della Regione Puglia? Allora, la Regione Puglia mette a disposizione delle piccolissime imprese pugliesi l'opportunità di accedere ad un finanziamento senza passare dalle banche, quindi attraverso la propria finanziaria regionale Puglia Sviluppo, un finanziamento fino a 25.000 euro ad un tasso dello 0,31%, quindi sostanzialmente a tasso zero, senza garanzie, senza valutazioni patrimoniali in capo a chi richiede il finanziamento. Il meccanismo è estremamente semplice ed è una misura che si fonda su un rapporto di fiducia che deve essere instaurato tra il beneficiario e la Regione Puglia. Per accedere alle agevolazioni, come dicevo, il meccanismo è estremamente semplice, basta collegarsi a un sito internet, al portale regionale degli aiuti e compilare una domanda, fare un clic e la domanda è inviata. È una misura, dicevo, che consente ai piccoli imprenditori di fare nuovi investimenti, di sostenere delle spese future avendo un sostegno finanziario. Tutte le informazioni sulla misura sono disponibili ad un sito internet che è all'indirizzo microcredito.regione.puglia.it. Ormai i nostri imprenditori sono vessati da tantissime cose, perché c'è questa crisi così pesante che sta colpendo sicuramente tutto il mondo, in modo particolare i paesi più deboli, in cui noi troviamo la nostra Italia. Ecco, in Italia, dove il fulcro forte dell'economia imprenditoriale è costituita da tantissime piccole e medie imprese, che si trovano, come tu hai detto, a vivere un momento di estrema difficoltà grazie anche all'atteggiamento delle banche. Perché questo? Perché le banche hanno deliberatamente spostato i loro investimenti, ecco, non più nei confronti dell'economia reale, tanto è vero che se il nostro imprenditore si reca presso una banca, la banca non dà mezzo euro. Le banche hanno preferito investire nella finanza, settore finanziario ritenuto più produttivo, più redditizio e si ritiene meno rischioso. E in questa situazione le nostre imprese, come si diceva, stanno veramente in una situazione di estrema difficoltà. Questo per quanto riguarda il settore bancario. Se poi aggiungiamo il problema fiscale, il carico tributario fiscale nei confronti dei nostri imprenditori ormai è così pesantissimo che si aggira intorno al 70% dell'utile prodotto. E si aggiunge a questo anche il costo della burocrazia. Da una stima è stato quantificato in quasi 11.000 euro che un piccolo imprenditore sostiene annualmente per costi della burocrazia, per inseguire una pratica, per depositarla, per vedere un pochettino le successive fasi, per ottenere il provvedimento. Beh, se noi valutiamo tutto questo, possiamo immaginare che oggi le nostre imprese vivono un momento di assoluta crisi che è divenuta insostenibile e allora se non si mollano, se non si tolgono questi pesi, questi lacci, queste corde che ormai vanno ad imbragare i nostri imprenditori, quella crisi che esiste e quella speranza di una risoluzione della stessa sicuramente tarderà ad arrivare. La crisi economica ha sicuramente penalizzato maggiormente le piccole imprese che non sono state supportate da politiche governative appropriate. Come intervenire? Nel mentre gli ammortizzatori sociali riescono a rappresentare un paracadute di protezione anche non solo per i lavoratori ma anche per le aziende piccole, medie e grandi, l'ammortizzatore sociale, il paracadute che offre un reddito nelle situazioni di maggiore criticità alle aziende micro, agli artigiani, alle ditte individuali, ai giovani professionisti, quel paracadute oggi in Italia non esiste. E quindi sono diventati questi soggetti quelli maggiormente a rischio di cessazione di attività, perché non protetti da una normativa statale.
Per queste ragioni abbiamo provato in Puglia a creare una sorta di cassa integrazione per gli artigiani e le ditte individuali. E insisto, la novità è rappresentata dal fatto anche per i professionisti. E il giovane avvocato? È il figliolo di quell'operaio, di quel piccolo imprenditore, che finalmente ha coronato il sogno, innanzitutto dei suoi genitori e poi il proprio, di conseguire una laurea, una abilitazione, e che poi invece si trova proiettato in un mercato dei professionisti in cui il 50% del volume d'affari è detenuto dal 10% dei grandi ed affermati professionisti. Tutti gli altri devono dividersi il restante 50% del volume d'affari con una situazione di gravissima difficoltà per i giovanissimi in particolare. Bene, questa vuole essere una sorta di cassa integrazione, di mano gentile del pubblico che prova a sostenere anche queste figure in difficoltà nel mercato, come attraverso un microcredito, una sorta di agevolazione all'accesso a questo mutuo della Regione Puglia senza l'obbligo di presentare una garanzia dal valore legale. La Regione Puglia si accontenta di una garanzia dal valore etico, dal valore morale e quindi dall'alto valore sociale.